L'altra domanda di un'altra nostra utente è questa. Mi stufo facilmente delle persone che mi stanno accanto. Perché? Per me è un problema, lo vivo come un problema. Hai dei consigli? Sì, caro mio, cara mia, questo pezzo qui è legato alle maschere che dicevo prima, cioè, allora, premesso che non dobbiamo necessariamente andare d'accordo con tutti e non tutti devono Certo. piacerci, anzi, meno persone ci piacciono, verosimilmente, più abbiamo delle relazioni verticali, no? Sufficientemente sincere da poter reggere anche, come dire, gli up and down che poi la vita ci mette davanti. Certo. Il rischio, o meglio, lo stufarsi all'interno delle relazioni è legato principalmente a due fattori. O sicuramente al non essere entrati in relazione davvero con qualcuno, no? Quindi non con le persone che non ci piacciono, ma anche con persone che potenzialmente potrebbero interessarci, per due motivi. O noi abbiamo messo su delle maschere e quindi Ok. nel momento in cui abbiamo delle maschere, comunque non rappresentiamo davvero noi stessi, non presentiamo davvero noi stessi all'altro, ci troviamo in una condizione per cui, anche se l'altro ci conferma, di fatto non stiamo bene. Se hai mai visto un film d'amore, sullo stile comico, c'è più o meno questa situazione. Un ragazzo imbranato, impacciato, Certo, il verosimilmente classico proprio, no? del sud Italia, non so perché c'è questo stereotipo. Poi c'è anche l'opposto, ovviamente, lo stereotipo dello sciupa Certo. femmine, però insomma, colui che è l'amico dello sciupa femmine solitamente trova la ragazza dei suoi sogni, irraggiungibile, bellissima. Allora cosa fa? Segue tutti i consigli che l'amico sciupa femmine, insomma, il consigliere di turno, il grillo parlante che ha sulla testa, gli dice: allora devi fare così, devi interessarti di quello che le piace, devi informarti su questa cosa, devi andare in quel locale, devi cambiare la pettinatura, devi farti la barba, insomma, devi cambiare, no? Devi cambiare e poi a un certo punto magari riesce anche, okay, a conquistare sta povera ragazza. Finché puntualmente, poi se è una commedia, insomma, tutto finisce bene, altrimenti è questo che è il Certo. finale che solitamente decide il tenore del film. Poi succede che cosa? Che la ragazza puntualmente smaschera tutti questi Nel artifici, insomma, tarirolo. che ha messo in atto, esatto, la persona, e allora succede che cosa? Che c'è il momento di crisi, la trama si incupisce, la ragazza non sa più davvero che cos'è, allora lui dice: basta, adesso io gioco il tutto per tutto. Scusa, mi presento all'altro, mi faccio vedere per quello che sono, allora mi rimetto il felpone, sono sfigato, mi tolgo il trucco, lascio la Ed è lì barba un che po' incolta, vado funziona. lì e dico. E lei si innamora. Si Esatto. innamora. Funziona così. Adesso va bene che è il cinema, però è vero altrettanto che c'è un fondo di verità in questo, cioè noi ci stufiamo delle relazioni perché nelle relazioni non ci riconosciamo, noi ci stufiamo delle relazioni perché non presentiamo davvero noi stessi, e non presentando noi stessi, ciò che abbiamo sono delle risposte che da un lato appagano, magari su un breve periodo, okay? Però sono altrettanto sterili sul lungo periodo e quindi poi ce ne facciamo poche, quindi poi cambiamo. E questo può essere legato alla paura di entrare in relazione, quindi la filofobia di prima, o comunque una sua derivazione, o Certo. perché magari l'altro è in una condizione del genere, per la quale quindi poi non ci lascia davvero la possibilità Certo. di varcare la soglia dell'intimità, che possa essere relazionale, sentimentale o amicale. Pensa al film di prima, se la ragazza avesse accettato e non avesse il corteggiamento, insomma, dello sfigato fake, no? Dello sfigato finto che diventa improvvisamente figo, sarebbe tristissimo. Cioè, probabilmente lui la lascerebbe a distanza di poco, perché poi non si sentirebbe riconosciuto. Quindi per forza dobbiamo passare un Certo. momento di crisi in cui l'altro poi ci riconosce e in cui noi abbiamo il coraggio di mostrarci. Soprattutto quindi il coraggio di mostrarsi, mi sembra di sia un po' la chiave di volta, no? Perché a Sì, è una volte un po' parte manca, fondamentale. immagino. Sì, che anche se vogliamo dire rispetto prima a quello che stai dicendo, è il coraggio di confliggere anche, cioè Certo. il coraggio come dire, mostrarsi davvero per quello che si è e accettare l'eventuale rifiuto dell'altro. Certo.